Welcome Bentornati back probabilmente all'ultima porta finale. Ricorda che in una cella voltaica l'anodo a cui si verifica l'ossidazione è l'elettrodo negativo, il catodo a cui si verifica la riduzione è l'elettrodo positivo. Gli elettroni fluiscono attraverso il circuito esterno dall'anodo al catodo. Diamo un'occhiata a questa cella voltaica. E a sinistra vedi l'anodo. E a destra vedi il catodo. Questi ovviamente sono i pilastri gemelli. Boaz il negativo, l'anodo, e Yachin il positivo, il catodo. Quindi ricorda che in questo sistema lo zinco, il Ba, il negativo, sta perdendo materia. Il positivo, il Ka, il rame, sta attirando la materia. Torniamo indietro alla storia di Sodoma e Gomorra. Analizziamo le parole. Puoi far cadere il Ra di Gomorra perché il Ra è stato messo lì per scopo religioso e ci dà Sodoma e Gomorra. Così puoi girare intorno alla palude e questo ti dà Saddam e Gorham. Penso che l'om significa metallo. Diventerà più chiaro più avanti nel video. Ora, supponiamo che Sodoma sia il Ba, lo zinco, basalto, Gorham sia il Ka, rame. Così sappiamo che la moglie di Lot si è trasformata in una colonna di sale. Potrebbe essere la corrosione di un polo. Come vedi, Sodoma e Gomorra erano situate nel campo di potere della stella di Salomone. Ora, supponiamo che Sodoma e Gomorra erano due torri, una in rame e una in zinco. Poi succede qualcosa e il sistema è stato distrutto. Ora seguiamo questo presupposto e andiamo in un'altra città, Babele, o dovremmo dire Babil Om, il metallo Ba. Sul fondo della stella abbiamo Roma, o dovremmo dire R-Om, ma perché R è il Ka, hai Ka-Rom, Krom. Ora suggeriamo che Roma e Babilonia fanno parte di una gigantesca cella voltaica che ne farebbe Roma il Ka, il rame positivo, e di Babilonia il Ba, il negativo. Ricorda che il Ba, il negativo, sta perdendo materia, che spiegherebbe il crollo della Torre di Babele. Passiamo la storia fino all'era atomica e At-Om. Lasciatemi mostrare di nuovo lo schema elettrico che è stato creato con la stella di Salomone. Ti ho mostrato nel mio video precedente che New York è il punto centrale di questo sistema energetico. Nel frattempo, come sapete, hanno ricostruito le torri gemelle, ma in un'altra forma. Diamo un'occhiata a Ground Zero e di fronte noti questi due edifici con il tetto che sarebbero il Ka, rame. Le nuove torri gemelle sarebbero il Ba. Ma ricorda che siamo nell'era atomica. Così diamo un'occhiata a un edificio molto interessante. Beh, sembra come una chiesa molto bella. Ma questo mi ricorda alcune altre belle chiese che conosco. Questo edificio è fatto di cemento solido. Strano per una chiesa. L'arrivo di Cristo.
Mi ricorda un posto in Belgio dove abbiamo quattro chiese accanto le una alle altre. E queste sono le torri gemelle? Ma aspetta, sta diventando più interessante quando guardi l'assemblaggio del carburante. Ne hai uno rotondo, ne hai uno quadrato. State capendo, gente? Sì? Capito? Diamo uno sguardo all'interno. Quindi l'interno del grattacielo può essere stato caricato con uranio. Questo spiega perché l'edificio è crollato così facilmente. Perché l'edificio cadde in polvere e gli alti livelli di radiazioni. Quindi eccone un'altra variazione dell'assemblaggio del carburante. Tutti conoscono ovviamente le teorie di antiche tecnologie, i fasci romani che erano un sistema energetico. Cosa sta succedendo ora? Penso che abbiano riattivato il sistema Salomone. Ricordate, gente, cos'è successo? Le torri gemelle crollarono e le teorie complottiste, il grande risveglio, stavano accadendo sull'intero pianeta. Le persone stavano facendo domande. Perché? Era perché questo sistema energetico è stato fuori servizio per diversi anni. Cosa succederà? Ora il sistema è stato riattivato. Bene, guardiamo alla storia, alla Bibbia. Penso che vedremo accadere alcuni eventi biblici come le 10 piaghe d'Egitto, perché questo sistema energetico sta estraendo energia fuori dal nostro cratere. E sta già cominciando. Qualcuno mi ha mandato questo link. Guardatelo. Diamo un'occhiata alla posizione di Chernobyl. Quindi prendiamo la stella di Salomone e ruotiamola, ma guarda l'interno. Così hai Tripoli, Roma e Kiev. Cosa c'è sopra Kiev? C'è Chernobyl. Quindi ricorda la storia di Sodoma e Gomorra? La distruzione improvvisa. La mia ipotesi sarebbe che il campo di forza della stella di Salomone ha distrutto Chernobyl ed ora è responsabile di questo picco improvviso. Ruotiamo questa stella di Salomone nell'altra direzione e questo ci porta in Somalia. Guarda questo articolo con questo coronavirus. C'entra qualcosa? Ovviamente sono tutte brutte notizie, ma ho anche alcune buone notizie. Per capire la buona notizia, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Ti darò una personale interpretazione degli eventi storici. I parassiti hanno creato un sistema energetico per nutrire la loro entità, situata a Gerusalemme. Il re babilonese Nabucodonosor comprese il pericolo, conquistò Gerusalemme e distrusse il Tempio di Salomone. Purtroppo ha fatto due errori. Uno, ha messo gli israeliti in esilio. In secondo luogo, si dimenticò di distruggere il vaso di Pandora, l'arca dell'alleanza. 25 anni dopo la morte di Nabucodonosor II, i babilonesi furono conquistati dai persiani, da Ciro il Grande. Purtroppo un leader molto debole,
ha convenuto che i poveri parassiti potevano ricostruire il loro tempio senza capire i pericoli. Ora, ovviamente, abbiamo questo leader molto forte, drena la palude. Ultimamente i parassiti hanno dichiarato che Trump è il vero eroe. Lo hanno paragonato a Ciro il Grande. Perché? È perché Trump ha trasferito l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Certo, tutti pensano che il Tempio di Salomone deve essere costruito a Gerusalemme. Beh, si sbagliano. Quindi, chi potrebbe essere un presidente migliore? Un newyorkese con molta influenza finanziaria? Quindi penso che questo sia il nuovo Tempio di Salomone. Questo Tempio tiene l'Arca dell'Alleanza. Quindi, cosa ci sarebbe nell'Arca dell'Alleanza? Bene, troveresti sicuramente questa pietra Ben-Ben. Questa è Ra, il supercomputer di cristallo, chiamato anche Geova. Ma Yahweh è molto affamato, ha costantemente bisogno di energia. Yahweh ha già consumato la metà del nostro cratere. E quando il resto del nostro cratere si sarà consumato, bene, c'è un altro cratere in attesa. Marte è pronto. Vedilo come un parassita mangia energia. Quindi hai il cristallo. Sotto di esso hai le api operai Ashkenazi, dalla mente alveare. E sono sicuramente non umane. E stanno portando la scatola di Pandora in tutto il nostro pianeta, da un cratere all'altro, giocando ai poveri profughi in fuga dall'alluvione. Ah! Così le api operai si assicurano che Yahweh abbia cibo costante. Con quel cibo il parassita può creare il suo campo piramidale controrotante, portando il mondo in una costante ipnosi. Quindi, qual è la buona notizia? Allora, puoi dire bene, almeno adesso sappiamo dove si nasconde il parassita. Quindi, ora ci sono tre soluzioni. Uno, sradicare le api operaie. Due, tagliare i rifornimenti. E alla fine dobbiamo distruggere questo cristallo. Non possiamo lasciarlo scappare, perché può distruggere altre forme di vita.